Ciao belli, si è appena conclusa la fiera Milano Auto Classica 2021 e ovviamente non potevo non andare a dare un'occhiata. Ho visto veramente un sacco di cose che ora vi mostrerò nel video, alcune molto interessanti, altre quantomeno curiose e certe altre decisamente ridicole. E le cose più ridicole di tutte in molti casi erano proprio i cartellini del prezzo. Devo dire che il mercato delle classiche, ma anche delle youngtimer, sinceramente sta prendendo un po' una piega, come posso definirla? Quantomeno strana, ecco, per mancanza di altre parole. Mi sembra un po' che la bilancia tra gli appassionati e gli affaristi penda più da una parte che non da quell'altra. Comunque, andiamo avanti. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete like, condividete, che tanto è gratis e non impegna. E buona visione. Dopo una lunga, ma veramente lunga passeggiata, dai parcheggi si arriva nei capannoni dell'esposizione. Si parte proprio bene, anzi benissimo direi. Si viene accolti con un bel trittico, Ferrari 750 Monza, Maserati 200S e Oscar MT4, che sapete bene sono tre marchi legati a doppio filo. Considerato che il tema dell'esposizione di quest'anno è le regine della velocità, queste signore decisamente meritano la corona. Poco più avanti, una meravigliosa 275 GTB del Museo Ferrari, equipaggiata col celeberrimo V12 di Colombo. Un design senza tempo, a mio avviso. Accanto vediamo quella che in un certo senso potremmo chiamare la nipote della 275, ovvero la 612 Scaglietti che fu impiegata per il China Tour del 2005. Beh ragazzi, sono Ferrari, c'è poco da dire e tanto da ammirare. Accanto troviamo la Lancia 037 di Chimera Automobili. Beh, che dire, un resto mod sicuramente molto interessante su una macchina che però già era superlativa da sola. Altro resto mod interessante è la Giulia GT di Totem, questa volta però si sono ricordati di metterci il motore endotermico. E che motore? Si tratta del V6 della Giulia GT AM potenziato a ben 620 cavalli, giusto per non farsi mancare nulla. Qualche perla di farina su Alfa 1009 è sempre una gioia per gli occhi, secondo me. Per quanto riguarda gli espositori c'è un po' di tutto, devo dire. Macchine interessanti, qualche replica, che se fatta bene per me ha il suo perché, e qualche inglesina anni 60. Altre repliche. Presenti anche carrozzerie d'eccellenza. Poi ti giri e ti accorgi che ci sono certe superstar, come questa 300 SL ali di gabbiano o la Giulia SS. Con targa nera malandrina. Comunque secondo me ha fatto benissimo, le targhe moderne proprio non mi piacciono. Per chi era in cerca di una project car più o meno da sistemare, poi non c'era che l'imbarazzo della scelta. Dalle più storiche, anche se non c'era praticamente nulla di prima della guerra, alle youngtimer. Alcune poi erano così tanto young che più che altro erano macchine usate. Ma vabbè, dai, non facciamo i pignoli. L'esposizione continuava anche fuori. A differenza degli anni scorsi, però, solo esposizione statica. Raduno di Z3 con qualche Z3 e qualche Z3. E qualche Z3? Sì, beh, insomma, avete capito, era pieno di Z3. Rientriamo e troviamo una bellissima carrellata di Countach, una più bella dell'altra, dalla periscopica a quella del 25ennale. Tra l'altro, una di queste Countach è stata restaurata da un artigiano super che ha lavorato anche sulla mia Mini, ma ve ne parlerò più dettagliatamente in un altro video. Poi ancora un sacco di macchine da vedere. Si gira e si gira e si rigira e ci si imbatte anche in chicche come questa Porsche 959. Flaminia per la gioia dei lancisti. Memorabilia pericolosissimi. Io comprerei tutto, mi piacciono un sacco. Lo stand del CMAE tira fuori gli artigli con questa 3005 GT.
un po' di Old America che non guasta mai. Qualche vespetta che non fa mai male. E poi ancora Project Car, auto particolari a prezzi ancora più particolari. Che dire, peccato che sia stata fatta negli stessi giorni di Villa d'Este, che forse ci sia in giro un po' troppa poca passione e tanta speculazione. Mi sembra un po' di rivedere il mercato delle storiche degli anni 80 e 90. Voi che ne dite? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Alcune cose belle sicuramente c'erano e considerato anche il periodo di Covid direi che tutto sommato ci stava, andava bene così, anche se spero che l'anno prossimo sia ancora più bello. Mamma mia, come sono stato diplomatico. Comunque spero che il giretto vi sia piaciuto. Se ne avete piacere condividete, mettete un like e chi non si iscrive al canale è un alfista col motore elettrico. Ciao!